Sono una pacchia, non vorrei spingerla. Sei un vampirello? Siamo a Roma! Siamo a Roma! È tutto super strano, super turistico, super caldo. Quindi questo sarà un weekend romano. Diletta, che è la mia cicerona, mi porterà in giro a fare delle cose fighe e ha detto che ci saranno dei gatti oggi. Sono molto emozionata per questa cosa. È la giornata gatti oggi. Guarda qua. Oh mio Dio! Di fuori. La sentite? La cultura. Smarmella tutto, Giulia. Sei nel posto giusto. Ma quello è un cioccolatino, ragazzi. Io ho una zampetta sola, lo amo. Che patatini che siete! Ah, ciao! Si era girato Google Maps, non capivo da che parte funzionasse Roma. Wow. Siamo al Pantheon. A Roma, cioè tu cammini e ci sono cose importanti. Cioè è un po' tipo tutte le città d'Italia, però Roma in particolare. Il centro, sì, sì. È assurdo, sì. E adesso vogliamo andare a fare delle foto stile Lizzie McGuire, da lì c'è la popstar. Dov'è il mio Paolo Valisari? No, speriamo di no. Non speriamo di no. Dov'è il mio Gordo? Dov'è il tuo Gordo? Gordo, dove sei? Ciao! Yeah. Ci sentiamo un sacco, Lizzie. Tantissimo, tantissimo. Siamo sul Tevere. Io, Madonna, mi sento troppo una turista sfigata che ogni cosa... Oh mio Dio, siamo Vabbè, qua! Però è così bello. Many hours later. Diletta mi ha portato nel posto più Flora delle Wings che possa esistere. Sono io. Lei è Flora. Flora Gardena, Trastevere. Yeah. Allora, mi sento un po' Edward e Bella in Gita Scolastica, nel primo film. Ma tu sei bello, sei? Edward. Ah, io sono bella, quindi... Sì, vieni qua. Sono super veloci, facili da tenere. E fiorellini, non sono cazzo i fiorellini. Sono no, solo piante. Ho scelto con cosa torni a casa tu. Con un Pothos neon. Bello. È un Pothos, ma neon. Non è lime? No, è neon. Ah, è diverso. Perché questo è un Pothos, non è un filodendro. La differenza, se la spieghiamo anche follower, questa è la foglia del Pothos, se si vede. E invece quella del filodendro, che c'era lì, poi la riprendiamo, è forma di cuore. È più stretto, questo è molto più allungato, che si chiude così. Ma vedete che flora che è questa? Guarda che c'è Flavio. Oh, dei Flavi grandissimi. Flavio. I cugini di Flavio. Ciao Flavi. Abbiamo scelto in una tridescantia. Perché abbiamo detto viola, glitter, cioè palesemente. Non so se si vede tanto. Forse in camera. Però è abbastanza vampiresca secondo me come pianta. Sì. Guarda che bene che sta con i tuoi colori, mettetevi vicina. Sparisco. Come si sceglie una pianta al vivaio? Ok. Allora, se è una pianta rampicante come nel caso di queste, io guardo sempre quanto è folta la base, cioè quanti rametti ha. Poi per carità si può propagare, ok? Cioè più che la lunghezza, che tanto poi crescono queste e anche molto velocemente, io voglio capire quanto è folta, perché a seconda di quanto è folta ogni rametto diventerà un lungo. Perciò è meglio avere tanti rametti che nel tempo ti diventano lunghi e poi ti diventa tutto. Mi fai vedere questo? Tipo così, piuttosto che mezza volta. Ok. Quindi scegliamo la bella folta. E okay. Salute, per capire se è in salute bisognerebbe guardare sotto. Queste sono tanto bagnate. Però se basta stare attenti è normale che al vivaio capita un giorno un po' super bagnato. Poi bisognerebbe anche dare occhio ai parassiti. Però adesso lo facciamo tutto. Vai. Ho decretato la vincitrice. Nome Giulia? Edoardo. O Edoardo, non lo so. Edoarda, forse Edoarda. Sono la faccia da femmina. Sì, e questo ovviamente perché è un po' glitterata e un po' viola e quindi subito si va lì, si va lì. Sì, veramente questa è super facile da tenere. Bene, sì, bene. Non dovrebbe darti problemi. Yeah, non la uccideremo. Qua c'è la zona bonsai. Ma guarda quanto lungo che ci viene incontro. Ciao. Lei vuole fare le views, la vedi? Ah, un'altra. Adoro. Come le Questo chiamiamo? Posto è magico. Allora, la tartaruga... Uga. Ma dai. Sì. E l'altra... Narciso. Fico. Perché secondo me è proprio... Narciso figo. E Uga. E i pesci... Basta, è troppo difficile. Pinco, panco, panco, pinco. Ok, tutti. 82 km later. No, raghi, allora, la diletta
mi ha fatto una sorpresa, mi ha detto dobbiamo andare a cena in un posto, ma non mi ha detto dove. Abbiamo camminato per molto tempo. Un po'. E adesso sta venendo giù il mondo, ma noi siamo qui. In un posto che si chiama... Romeo, scritto miau. Così. E ci sono i gatti, cioè... Io piango. So cute. Sono vegetariano, se non vegano addirittura. Ci sono i gatti e le cose veggie. Che gioia. Non potevamo non venire. Che gioia. Few inches later. Dove siamo? A Monti. E qui? Non si vede. E qui non si vede un cazzo. Sì. Eccolo. Il Colosseo. Pazzesco. So cute. Ciao rega. Siamo in mezzo a quelli che limonano. Giulia, adesso mi racconti, cioè riracconti quello che mi hai appena raccontato, contesto. Dove adesso c'è questo bellissimo cantiere. Come al solito, Roma. C'è scritta Colosseo, ingresso stern. Nel 2013 c'era un baracchino. Era appena uscito Midnight Memories. Ti prego, no, il cuore. Vabbè, era il 2013, erano altri tempi. Niente, io ero a Roma per il concerto dei Green Day, che suonavano... Sale, capannelle si chiama. Guarda, no, mi trovo impreparata. Vabbè. Allora, praticamente ho preso un panino al baracchino qui sotto. Mi ha fatto venire un'intossicazione alimentare. E nonostante tutto sono comunque andata al concerto, anche se stavo morendo e volevo vomitare l'anima. Ma ho resistito per Billy Joe Armstrong. E poi una volta uscita nel parcheggio ho vomitato tutto. Tutto quello che potevo vomitare l'ho vomitato. E le persone mi guardavano male perché sembravo una ubriaca. Sì, era proprio quello che sembravi, Vets. E tra l'altro, mentre ero lì al concerto, siccome ero attaccata alle transenne, con me c'era mia madre che ogni tanto mi passava delle robe, cioè come che si chiamano quelli per non vomitare? Cioè tipo... Delle pasticche? Esatto. Le pasticchine, così. Quelle da macchina. Solo che sembrava che mi stessi drogando. E quindi tipo il tizio ci guardava malissimo, cioè il tizio della security ci guardava malissimo, tant'è che a un certo punto mia mamma ha fatto guardi che sono delle medicine, non è droga. E niente, that's it. Che ho suonato al concerto di Green Day nel 2013 con mio papà e questa cosa fa un sacco qua ridere. A Roma? No, a Trieste. Ah, ok. Però adesso che hai detto che eri con tua mamma ha fatto un botto ridere. Bellissimo, bellissimo. Ciao rega. Raga, cioè la Diletta ha sta roba in camera. È una galassia. Adesso è più oceano, però. Sì, voglio vivere qui dentro per sempre. Grande acquisto. Dove possiamo comprarlo? Hai un codice sconto? Vabbè, me lo vogliono dare. Lo danno a tutti su Twitter, il codice sconto per sta cosa. E a te no. Lo vedo sempre sponsorizzato. Naturalmente hanno iniziato a sponsorizzarlo dopo che l'ho comprato. No. Quando qua io anticipo le mode. The next morning. Hi. Hi guys. È il giorno dopo. Stiamo addentrando dentro Roma. Il quartiere Bologna, andiamo verso quello Trieste. Bene, per andare a Villada. Come sapete la mia passione per i parchi è talmente grande che devo esplorare anche quelli qui, ovviamente. E Diletta mi porta a Villada che a quanto pare è tipo super bellissimo power. Sì, perché cioè tipo non è mainstream come Villa Borghese, che è tutta... un po' più ben tenuta, diciamo, e Villada un po' più selvaggia per il centro di Roma. Vabbè, ci sta. Siamo in mezzo al bosco. Sì. È molto bello. La scaletta di Villada è un parco che approvo. Ha avuto la mia crossing. Dove vuoi andare? Sì, perché ci sono questi cosi così che sono come si chiamano? La panchina tronco. La panchina tronco, brava. Sì. A few moments later. Noi come sempre abbiamo già finito di mangiare, cioè ci dimentichiamo di far vedere le cose. Però siamo venute in questo posto molto piccolo. Le gole di Amatrice. E niente, adesso non so, cioè dobbiamo tornare a casa tipo sì. In fretta. Perché poi abbiamo un impegno. Non è Fuchs. No. Che succede? Ciao, dove siamo? Hello. È incredibile. Cosa stiamo facendo? C'è questo posto magico. Siamo nel bellissimo borgo di Acili. Allora, sono letteralmente stata rapita da queste persone. Sì, mi hanno portato anche in vie strane e anguste. No, così mia madre guarda i miei vlog, quindi no. Non è vero. Mi avete effettivamente rapita e mi avete portato in questo posto per...
doppiare? Cosa? 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 Un corto animato. Ok. E tu che cosa doppi? Me stessa, praticamente. Cioè, più o meno, più o meno. Oh, al massimo dici che sei me. Sì, al massimo dici che è lei. Molto. No, oddio. Ui, così in primo piano, se poi mi levo. Raga, siamo al movie restaurant. Io, cioè, vi faccio vedere. Later in the void. Buongiorno YouTube Verite. Buongiorno soprattutto. Allora, io sonno. Io mi sono storta una caviglia. La diretta si è storta una caviglia, non sta bene, però no. Potresti stare anche peggio, quindi. Madonna! È stata una bella giornata però. Bellissimo. Ci siamo divertite molto, abbiamo riso e mangiato bene. Sì. Camminato un po'. La caviglia un po', lei un po' troppo per quello che poteva. Però sì, dai. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao YouTube. Ciao.